chiaramente invece penso che stiamo dimostrando come, come sindaci che si è uniti in tutto, quindi non esiste esimersi da quella che è la problematica degli altri comuni, anche perché poi ai fini turistici questo è un discorso che è di carattere generale. Potrei vantare che il comune di Massaluprenza è l'unico che è insignito di bandiera blu, ma questo serve anche agli altri comuni, non serve solo a Massaluprenza. L'unica cosa di cui io sono un poco rammaricato è che forse nella riunione di giugno io sono stato l'unico sindaco che non ha eccepito molto nei confronti della cosa. Forse non mi sono fatto molto sentire. E questo che cosa ha fatto scaturire? Che tutti quelli che dovevano essere gli impegni, le realizzazioni di cose che dovevano avvenire per il mio comune, per motivi o per altri, non è stato fatto. A questo si sono aggravate tutta una serie di altre problematiche. Oggi teniamo un problema a Marina del Cantone che è da brivido. Io vi faccio vedere una foto che è sconcertante, che chiaramente non abbiamo messo da qualche parte, non abbiamo messo in evidenza, ma questo è quello che arriva a Marina del Cantone nei momenti di pioggia. Questa macchia marrone è la Perugina, che dicevano, ma questa è Perugina proprio. È doc. Quindi lasciatemi. Ecco, si è attraverso i palloni. Ma questo non è attraverso i palloni, questo è attraverso fogna. È chiaro? Cioè non è attraverso nessun pallone. Io la problematica dei palloni, per grazia del Padre Eterno, ce n'ho uno solo, è dell'impianto di Gesiglione, che è il troppo pieno che scarica nel pallone. Ora, se quell'accorgimento di portare l'impianto di depurazione in modo diverso, come si era ipotizzato di fare, quel problema si risolve. Ma qua va rifatta la fogna di Marina del Cantone, va rifatto quello che è la parte che scende da Nerano a Marina del Cantone, altrimenti noi questa problematica non la eliminiamo mai. E questo purtroppo è diventato un problema veramente grosso. Io un mese fa ho mandato una lettera a Gori, penso l'abbiate ricevuta, dove chiedevo quelli che erano gli interventi da eseguire e che erano già interventi progettati, quindi solo in esecuzione, e qualcosa che era da progettare. Risposto non ne abbiamo avuto. La condotta sottomarina di Puolo c'è stato un ritardo dovuto a un discorso di carattere burocratico. Io do atto all'ingegnere Rodriguez. E certamente non è colpa di Gori a questo, però è passato un anno, purtroppo. Diciamo che fortunatamente quest'anno non siamo incorsi nella stessa problematica che abbiamo avuto io e il sindaco di Sorrento ad agosto, per dover emettere ordinanze di divieto di balneazione. Cioè, per noi diventa perché non ha piovuto, altrimenti si sarebbe verificato un'altra volta, e noi sappiamo che quella condotta va sistemata, di fatto sappiamo bene. Quindi veramente io sono rammaricato solo di questo, cioè del fatto che forse, non essendo stato molto incisivo in questo periodo, la cosa è andata. E quindi da giugno a mo non è che sono stati fatti grossi lavori, voglio dire, cioè non è che quella qualità. Ma anche perché non l'avete utilizzato nessuno. Da giugno a mo non potevamo rompere le strade. No, assolutamente non potevamo rompere le strade. No, però voglio dire, non potevamo fare, non è stato utilizzato nessuno. Però diciamo che certe altre cose noi non partiamo da giugno. Ho detto che io non sono stato molto incisivo a giugno. Però chiaramente il discorso non viene da giugno, perché sta venendo da, almeno per quanto mi riguarda, da un anno e mezzo. Comunque non abbiamo fatto ancora la lotta sottomarina, abbiamo fatto altri interventi, lo sapete, stiamo anche sul sollevamento, sulla spiaggia, ma tutta una serie di accorgimenti, una serie di controlli anche sul territorio. Certo. Non ci scordiamo che alla fine, anche nel lago che è legato da Puro, abbiamo trovato 5-6 attività. Pura
a Marina Grande, sì, quella, cioè quindi che determinava sicuramente interventi e controllo, però diciamo da quelli che sono gli interventi previsti, no signor, la tutta Marina quando andiamo a realizzare ex novo è semplicemente l'impianto di emergenza, quando l'impianto di isolamento segnale come funziona, cioè significa. Sì, ma noi i motivi li sappiamo tutti. Sì, no, no, sarà per dirci, no, però per dirci allora, che è un intervento a protezione ulteriore, però quell'impianto in realtà non è stato mai attivato nell'ultimo anno, quindi il sollevamento sottomarino, perché noi abbiamo l'impianto non ha avuto una problematica, però nel momento in cui l'impianto avesse un minimo di problematica nasce il problema, di cui a agosto 2015. Però probabilmente quindi, se sono solo intervenuti sui problemi l'impianto c'è un problema. Esatto. Quindi evidentemente qualche problematica c'è, ma io non voglio, la mia non è una polemica, le ho detto solo rammarico forse di non essere stato. No, poi diciamo rispetto, noi abbiamo avuto un incontro anche con lui, diciamo qualche tempo nostro, ci hanno spiegato che cioè non è il fatto che non abbiamo trascurato quelli previsti, ma il problema è valutare anche, fare delle valutazioni tecniche in merito a un rapporto investimento utenze da dare a sé. Perfetto. Che purtroppo nei vostri territori diciamo questo problema c'è, cioè che a fronte di investimenti cospicui. Ingegnere, quando i vostri tecnici, i miei concittadini, mi hanno detto la cosa, io non ho fatto altro che indicare subito e cercare di fare una riunione con i possibili utenti per far sì che questa cosa venga fatta anche con la loro eventuale compartecipazione, perché noi non avere delle zone ancora oggi non servite, nel 2016 mi sembra proprio che sia il massimo delle cose, però, non possono esistere. C'è una zona in case sparse, cioè tra ma quelle sono agglomerati, non di case sparse, noi teniamo alcune aree da sentire, è complicato, anche che veramente stiamo parlando di situazioni complesse che richiedono, per esempio l'intervento di Cioè, quello è un intervento già appaltato. Io ricordo che all'epoca era vice sindaco che bisognava solo realizzarlo, avevamo portato le tubazioni sul posto. E poi per problemi che qualcuno non è riuscito a trovare il punto dove fare l'impianto di depurazione. Insomma, questo mi sembra il massimo, certamente non è colpa vostra, ci mancherebbe, lungi da me dire questo, però oggi noi siamo nella condizione di dire ubichiamo qua l'impianto di depurazione, partiamo, ci sarà un'altra ulteriore zona da poter servire con la compartecipazione dei privati, non abbiamo problemi a fare questo. Via Torino. Ingegnere, all'epoca erano 300.000 euro, 330.000 euro, ecco, il progetto completo di via Spagna. Cioè, quando lo chiamano, no, poi magari si può pensare di distrarci, però parliamo comunque di un posto molto importante. Ma io mi rendo conto, però, standoci la possibilità di portare su via Spina tutta la parte di via Torvino, noi andiamo anche a fare quella compartecipazione, un intervento da qui. Il stesso discorso vale per via Sant'Anna, Pietrapiana, dove ci può essere la compartecipazione del privato, perché anche il privato ha interesse a che si sistemi in un certo modo, anche condotte idriche mancanti su alcuni punti, sappiamo bene, sì, io però ho citato tutto. No, su quello però avevamo dato la disponibilità a fare, cioè, mi sembra che i privati si stanno organizzando. Però al momento. No, no, però sono i privati, stiamo aspettando i privati, perché c'era la compartecipazione dei privati, quindi d'accordo con voi si realizzano. Noi abbiamo parlato con l'assessore, ma sì, eravamo pronti su questo. Diciamo che siamo abbastanza riusciti. Appena però servi brevi, dopo te ne opportuni, io vorrei avere un po' di programma per tutto quello che riguarda sia gli interventi già progettati, casomai via di finanziamento. Questa urgenza in maniera del fratello è qualcosa di veramente preoccupante, quindi questo è un intervento di conferenza. Questo penso un po' che
discorso che sì, le valide, come rimane.